Benvenuti Libri in Piazza, siamo alla settima serata di questa maratona di libri che abbiamo organizzato qui con l'assessore Salvatore Procopio, che invito perché tu sarai una delle persone che interverranno, Rosario Stanizzi, Massimiliano Iervolino, Cataldo Russo sono i due autori dei due libri che stiamo per andare a presentare. Allora, dai la parola subito. Allora, il libro è un romanzo sociale, All'inferno col ritorno, è ambientato per metà in Calabria e per metà in Argentina. Adesso ti do subito. Lo presenterà Antonio Pipari, che invito pure a sederti, Rosario Stanizzi e Massimiliano Iervolino, che invece dice velocemente il titolo del suo libro. Il rifiuto del Sud, storie di criminalità politica e controllo del consenso. Rifiuto del Sud, storie di criminalità politica e controllo del consenso. Sono due libri che hanno due tematiche, diciamo, che non ci azzeccano nulla l'una con l'altra, ma che in realtà probabilmente uno racconta la Calabria in un determinato modo, l'altro invece affronta anche il problema dei rifiuti in Calabria, e quindi su questo credo che potrà nascere un po' di dibattito. Io lo cedo la parola ad Antonio, sì, e così poi dopo la presentazione del libro rimarrà più dibattito. Dipende dai punti di sistemi di riferimento. Come volete, potete fare autonomamente voi, decidete voi e siete liberissimi. Non so come, dobbiamo rispettare il programma, no? Io attendo. Non è un ordine imperativo. Ho provato, ho invertito l'ordine dei fattori. Allora, intanto buonasera. Il prodotto. Sì. Allora, dicevo, buonasera, io sono Rosario Stanizzi, faccio il giornalista da diversi anni qui in Calabria. Prima di aprire questa presentazione del libro e l'eventuale dibattito che ne scaturirà, volevo intanto complimentarmi con l'amministrazione comunale di Botricello, con il sindaco e la sua amministrazione, con Salvatore Procopio qui, con Giuseppe, con tutti i promotori di questa iniziativa. So che alla seconda edizione, io l'anno scorso non ho presenziato per cause di forze maggiori, e mi complimento, io abito a pochi chilometri da qui, perché le occasioni di confronto e di dialogo sono così poche nelle nostre realtà che quando, diciamo, accadono bisogna non solo registrarle con grande soddisfazione, ma ovviamente sono secondo me causa e molla anche di sviluppo. Diceva Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo, io ci aggiungerei che anche un po' di cultura e di solidarietà aiuta a salvare il mondo e a salvare noi stessi. Detto questo, mi auguro che queste iniziative proseguano a lungo negli anni e che insomma non si interrompano per le varie motivazioni che ne seguiranno. Adesso entriamo nella presentazione di questo libro. Parlava già Giuseppe, più che parlare di rifiuto in Calabria, questo libro parla di rifiuto del Sud. Il rifiuto del Sud, ne parliamo con lui che è l'autore, che quindi ovviamente conosce benissimo la materia. Io la conosco per altri versi e per altri motivi, e Salvatore ancora è anche un esperto, quindi diciamo ne potrebbe venire fuori qualche ottimo spunto. A noi tocca, come dire, il ruolo del moderatore, anche per, vorrei solamente stemperare qualche polemica nata in questi giorni anche con il mondo del giornalismo. Io solitamente amo dire che ai giornalisti viene dato, pensato, assegnato un ruolo che è più grande di quello che effettivamente è. A volte ai giornalisti si chiede chissà che cosa, si pretende chissà che cosa. Noi non siamo altro che, come dire, fotografi della realtà. A volte si esagera, a volte un po' meno, ma in realtà raccontiamo la storia come avviene giorno dopo giorno. Questo è il nostro mestiere, insomma. Almeno io mi sento un cronista specializzato in nulla,
e quindi cerco di raccontare quello che accade. E ho raccontato negli anni, vissuto direttamente, anche la storia del rifiuto del Sud e il rifiuto della Calabria. Di rifiuti in Calabria, Massimo, potremmo parlarne 5 minuti come 50 ore, perché si potrebbe dire che è un disastro immane, potremmo chiuderla lì, si potrebbe raccontare chissà che cosa. Quello che non c'è nel libro di Massimiliano è una sola cosa che è successa, diciamo, nei mesi scorsi, e cioè che questa regione ha finalmente abbandonato il commissariamento. Il libro era stato stampato qualche settimana prima, perché vedo che ci sono notizie riferite anche all'ultimo commissario che prima ha fatto il questore di polizia, poi lo hanno mandato a fare l'esperto di rifiuti. Allora, un commissariamento che è durato 16 anni qui in Calabria. In 16 anni sono successe tante cose e soprattutto si sono spesi 1 miliardo di euro. Questo è per il settore ambientale, che riguarda un po' la depurazione, almeno nei primi anni, e poi anche il rifiuto. Allora, questo libro comprende un po', si parla un po' di diverse regioni, soprattutto del sud, ci focalizzeremo con l'aiuto di Massimiliano soprattutto sulla Calabria. Allora, Massimiliano, ovviamente avrei consultato atti, ho incontrato persone, viste situazioni, viaggiavi insomma in macchina a scendere in Calabria, hai visto questo territorio un po' deturpato dai rifiuti e da tutte le catastrofi ambientali che abbiamo vissuto. Vorrei chiederti come prima domanda qual è, come dire, il ricordo peggiore che hai di questa terra da questo punto di vista ambientale, e anche quella situazione che ti ha comunque, come dire, dato un segnale di speranza che le cose chissà prima o poi potrebbero cambiare. Allora, innanzitutto grazie dell'invito al comune di Botricello, grazie a Giuseppe Candido per avermi voluto qui a presentare questo mio libro che, come ha detto prima il giornalista, è un libro che parla non solo della Calabria ma anche della Sicilia e della Campania, cioè tre regioni del sud che sono assolutamente inadeguate rispetto a quello che dovrebbe essere il ciclo dei rifiuti che ci chiede non solo la Commissione Europea a Bruxelles, ma ci chiedono anche le leggi nazionali. Questo viaggio è stato un viaggio comunque che ha praticamente visto delle situazioni molto simili in queste tre regioni. Tu parlavi prima del commissariamento che è finito da pochi mesi. Ebbene, queste tre regioni sono state commissariate per tantissimi anni, quando lo strumento dei poteri speciali dovrebbe essere uno strumento che dura al massimo un anno e mezzo, altrimenti l'emergenza, si parla infatti di emergenze infinite. Parliamo di tre regioni dove le percentuali di raccolta differenziata sono lontanissime da quel 65% che ci chiede proprio la Commissione Europea e che ci chiede il governo e le leggi nazionali. Parliamo di tre regioni dove la stragrande maggioranza dei rifiuti viene buttata in discarica, prendendo solo la parte finale di quello che dovrebbe essere un ciclo dei rifiuti, che è riduzione, riciclo, recupero di materia, recupero di energia e solo alla fine smaltimento. Ebbene, in queste tre regioni, compresa la Calabria, ci sono delle discariche che per anni e anni hanno ingoiato milioni e milioni di tonnellate di rifiuti, con l'aggravante che queste tonnellate di rifiuti non venivano neanche trattate. Quindi parliamo di un inquinamento enorme, perché non trattare i rifiuti e buttare il cosiddetto tal quale in discarica vuol dire buttare il percolato nelle falde, far uscire dai rifiuti quegli odori nauseabondi che chi vive vicino alle discariche avrà sicuramente presente, e poi una serie di gas nocivi che sicuramente non fanno bene. Parliamo di regioni che sono state governate sia dal centrodestra che dal centro-sinistra con gli stessi risultati, cioè risultati assolutamente imbarazzanti, assolutamente nulli. Parliamo di tre regioni
dove sono stati spesi tantissimi soldi. Prima si parlava del miliardo d'euro che è stato speso in Calabria. A questo miliardo d'euro va sicuramente aggiunto, vanno aggiunti 10 miliardi di euro spesi in Campania. Noi tutti abbiamo visto l'emergenza campana, l'emergenza a Napoli con i rifiuti per strada che hanno fatto il giro del mondo. C'è qualcuno che dice, ancora che ha il coraggio di dire, per avviare la raccolta differenziata porta a porta c'è bisogno di tantissime risorse economiche. Uno gli potrebbe rispondere tranquillamente: vedete che per non risolvere l'emergenza dei rifiuti in Campania sono stati spesi 10 miliardi ed oggi Napoli non si trova con l'immondizia per strada solo perché i propri rifiuti vanno all'estero. Questo ci fa capire un po' in che situazione stiamo. Stiamo in tre regioni che hanno approvato per via commissariale o per via governativa montagne di carte, montagne di ordinanze, montagne di carte di piani dei rifiuti che poi sono stati inviati a Bruxelles, dove c'erano scritte le percentuali di raccolta differenziata che si dovevano raggiungere, gli impianti che si dovevano praticamente costruire, eccetera eccetera eccetera. Nulla di questo è stato fatto. Ecco, queste tre regioni hanno proprio tutte queste caratteristiche in comune. Il tema dei rifiuti è un tema che, ahimè, devo dirlo, poco interessa, a meno che non ci sono le televisioni a riprendere i sacchetti per strada, oppure non c'è una nuova individuazione di un nuovo sito da adibire a discarica da piazzare in qualche posto, allora la gente del luogo inizia a interessarsi della tematica, quello che sta accadendo un po' in queste ore nella capitale d'Italia, cioè Roma. Però invece il tema dei rifiuti dovrebbe interessare tutti, perché se non si risolve questo grande problema, perché l'Italia ha un gravissimo problema in tutta la fascia del centro-sud, a iniziare dal Lazio e finire proprio dalla Sicilia, la questione non solo va a toccare quelle persone che vivono vicino alle discariche o vicino agli impianti nocivi, ma per la catena alimentare che c'è e che esiste potrebbe toccare ognuno di noi. Perché un inquinamento prodotto da discarica non si ferma sicuramente a 100 metri da quella discarica, ma va ben oltre. Quindi non solo per un problema di civiltà, che noi dobbiamo prima o poi essere convinti tutti insieme di dover cambiare anche sul tema dei rifiuti, ma bisogna intervenire ed intervenire bene. Il rifiuto, e cerco anche di portare avanti questa mia considerazione, di questa mia idea, troppe volte le emergenze dei rifiuti sono state avvicinate alla criminalità politica, troppe volte abbiamo sentito che in Campania succedeva quello che succedeva perché c'era la camorra, in Sicilia succedeva quello che succedeva perché c'era la mafia, in Calabria la 'ndrangheta, e nessuno invece, a mio avviso, ha posto i riflettori su quello che a mio avviso è il problema più grosso. Noi abbiamo una classe politica e una classe dirigente che attraverso i rifiuti ha controllato e ha cercato di controllare negli anni il consenso proprio elettorale, e questo lo ha fatto anche tramite quelle società di gestione della spazzatura che invece dovevano servire a rendere una città più vivibile. La domanda che mi hai fatto tu, quello che ho trovato in Calabria più brutto è che, nonostante tanti commissari e nonostante, come ho detto prima, tante ordinanze, piani rifiuti eccetera eccetera, nonostante tanti soldi, non solo non si è fatto nulla, ma proprio perché non si è fatto nulla lo Stato ha dovuto pagare anche tanti contenziosi milionari, proprio perché chi era stato chiamato a risolvere l'emergenza rifiuti non lo ha fatto, e quindi le industrie e le imprese che dovevano costruire gli impianti, che dovevano avviare un ciclo dei rifiuti, si sono viste osteggiate
da varie situazioni, e quindi nonostante hanno preso la commessa, hanno chiesto anche un contenzioso, e quei contenziosi sono stati contenziosi milionari pagati da noi. Diceva Massimiliano quest'ultima parte, che un po' nel libro c'è qualcosa, poi dell'agio si parla un po' meno, ma per tradurla in nomi e cognomi, noi qui abbiamo avuto un ex prefetto di Reggio Calabria che è stato commissario, il prefetto Goffredo Sottile, che è stato qui anche nel clou della Vertezza con Veolia o Veolia, che è l'azienda, diciamo, il colosso francese che avrebbe dovuto fare della Calabria chissà che cosa. Non si è fatto niente, è passato un altro anno così a rinviare tutto a futura memoria. Adesso, se uno guarda un po' in giro, eccetera, Goffredo Sottile è commissario a Roma, sempre per i rifiuti. Siccome ha risolto questo, della Calabria è stato promosso a Roma, diciamo così, va il mondo. A Salvatore volevo chiedere un'altra cosa, entrare già in qualcosa di più pratico e anche di qualcosa che ci riguarda più da vicino. Parliamo di raccolta differenziata. Massimiliano a volte ha preso quei dati che sono già tristi, diciamo, ma anche lui li mette un po' dubitativi, ma così è, perché si parlava qualche anno addietro del 12%, ma non eravamo nemmeno al 6%, anche perché poi quel 6% che si raccoglieva per strada finiva comunque in discarica, perché qui non ci sono state le piattaforme di raccolta differenziata dei rifiuti, credo da anni, insomma, adesso si sta cominciando a svegliare qualcosa. Volevo capire da te, volevo chiederti, intanto perché con la raccolta differenziata abbiamo sempre viaggiato, diciamo, a livelli bassissimi, e poi se è arrivato il momento di puntarci e possiamo farcela. C'è qualche esempio qua vicino, per esempio a Cropani abbiamo cominciato da qualche giorno, è ancora un po' di caso, ha messo a regime eccetera eccetera, però insomma ci si può provare, cioè si vede in giro qualche sacchetto ancora, manca l'organizzazione, ma qui abbiamo visto montagne di rifiuti, è il caso di voltare pagina e siamo pronti a farlo? Ma sulla questione della raccolta differenziata magari possiamo dire Cropani, ci sono anche altri esempi, paese dove stiamo, insomma, nonostante qualche tuo collega ci definisce fantasiosi nella gestione dei rifiuti, il percorso che abbiamo iniziato il 2009 va nell'ottica della differenziata porta a porta, con l'abolizione dei cassonetti stradali. In questo momento in questo paese c'è una parte di paese che soffre per via dell'emergenza, ma in un'altra parte del paese è stato realizzato il sogno, diciamo, quello di fare il sistema porta a porta con la raccolta dei rifiuti differenziati, quelli per cui riceviamo poi dal CONAI un rimborso, e facciamo anche l'autocompostaggio. Ci sono una serie di cose, ma io vorrei tornare alle questioni un po', perché lo spunto del libro che ci dà, non mi voglio sottrarre alla tua domanda, vorrei inquadrarla, diciamo, in un'ottica più generale. Perché lo spunto del libro è questo sostanzialmente, anche se le cose che si raccontano nel libro, questo mi permetto per conoscenza diretta, non sono cose proprie del Mezzogiorno. Io ho conosciuto questo settore del tutto casuale, devo dire, per studio e per lavoro nella parte nord del paese. E le problematiche che noi stiamo vivendo adesso non erano molto diverse da quelle che noi stiamo vivendo adesso. La città di Torino, per esempio, e la provincia di Torino, che ho conosciuto e dove ho imparato delle cose, andando avanti anche sugli impianti, sulle cose, sui sistemi di raccolta, avevano le stesse problematiche. Le società pubblico-private dove i debiti si socializzano, i profitti si parcellizzano, consigli di amministrazione gestiti dalla politica in maniera assolutamente del tutto straordinaria. Qui un esempio, Ambiente e Servizi è stata per anni gestita da un presidente che tutto sapeva tranne che dei rifiuti, passato dai trasporti a altre cose. Adesso, se vuoi, entriamo anche nel merito. Ma la questione che tu ponevi dei dati, vedete, questo è un problema, secondo me, e il libro
lo affronta in maniera, anche se diciamo parte predilige le questioni più delle sentenze e dei fatti che riguardano l'aspetto giudiziario, o chiaramente rispetto a questo io, come dire, non mi eccito dal punto di vista dello studio, perché conosco il problema dal punto di vista diciamo sia tecnico, o comunque penso di conoscerlo anche dal punto di vista sociale. Vedete, quando si scrive dei rifiuti, la difficoltà, secondo me, su questo chiederei anche all'autore se è d'accordo su questa questione, il tema dei rifiuti non è un tema facilmente parcellizzabile, è un tema complesso, cioè è un tema tecnico, è un tema sociale, è un tema politico, è un tema economico, è un tema anche culturale. Ma queste cose sono tutte insieme, viaggiano tutte insieme. Se noi proviamo a concentrarci soltanto su uno, diventa poi pericoloso trovare la soluzione. Per chiudere questo giro di domande, tu hai parlato dei dati. I dati, sapete come vengono compilate queste schede dei dati? Allora, parte, in tutte le regioni d'Italia succede questo, badate bene. Perché c'è un vizio di forma legato alla legge, alla famosa legge Ronchi, che poi si è trasmessa alla questione del CONAI che ha i rimborsi sulle raccolte differenziate. E se volete questo lo trattiamo come tema, perché è il problema del problema. Se vogliamo far diventare il tema dei rifiuti un tema vantaggioso dal punto di vista economico ed ambientale, chiaramente è un problema che va affrontato nel binomio economia ecologia, non può essere solo un fatto di fede o di obbligo legislativo. I dati sulle raccolte differenziate vengono fatti con le dichiarazioni ambientali dei comuni, cioè un organo competente che per ragioni ovvie non faccio in questa regione il nome, raccoglie dei dati scrivendo dei modi, si fa una dichiarazione dei redditi di tipo ambientale, si chiama MUD. Vi faccio un esempio banale, il comune di Cropani, che è un comune che è abbastanza avanti nel tema della raccolta differenziata, copiando anche con modestia da noi, risultava in una classifica ufficiale NN, non classificato percentuali di raccolta differenziata, semplicemente perché il soggetto che doveva spedire i dati al, non significa che quel comune non ha fatto raccolta differenziata. Quindi quando si usano dati percentuali, io, siccome con i numeri ci lavoro, avrei qualche difficoltà a partire da quelli. Vero è che siamo al palo, quelle cose che diceva prima Massimiliano sono assolutamente vere. La questione però che se noi la teniamo ancora una volta separata, questa questione dei rifiuti, diventa pericolosa e non ne usciamo. La Calabria poi vive una questione più complessa. Io chiudo dicendo solo una cosa, 'Ndrangheta, politici incapaci, tutte quelle cose no, ma c'è un problema, che è il problema della professionalità delle aziende. Io non so se risulta in altre regioni, ma qui le aziende che raccolgono i rifiuti, le gestiscono, sono aziende che nella maggior parte dei casi vengono dal mondo della costruzione, che si sono trasformati, e quindi c'è bisogno di professionalità. È inutile che qui ce la raccontiamo sotto altre questioni. Quindi questo è uno dei punti. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma dico che il fatto storico diverso è quello che sottolineavi tu. Chi l'ha fatto non lo so, se l'ha fatto perché sono finite a livello nazionale le emergenze. Come sai, già il governo Monti aveva decretato al 30 dicembre la fine del commissariamento, quindi la regione non ha potuto che assorbirsi le funzioni, però questo l'ha fatto. Come dire, sulla raccolta differenziata, ovviamente do subito la parola a Massimiliano, io sulla raccolta differenziata volevo dire solo una cosa, al di là dei dati che ovviamente quelli abbiamo a disposizione, essendo noi un po' meno, come dire, tecnici o scientifici su quelli abbiamo lavorato, però come dire, nella pratica è stato così per diversi anni, cioè il discorso è che noi la raccolta differenziata non l'abbiamo proprio fatta, al di là delle dichiarazioni cartacee, cioè qui c'è stata anche una forma culturale ignorata negli anni dalle diverse
dicevamo, dalle diverse amministrazioni, eppure la regione che ha trattato la raccolta differenziata ex commissario, perché non era, non era data al commissario, non è che abbiamo fatto passi da gigante. Il problema vero è un altro, è che finito il commissariamento in questi 4-5 mesi, come sai, quello che si sta facendo è lo stesso lavoro del commissario. Io lo chiedevo prima a Massimiliano qual è la speranza, io al momento non vedo, come dire, al di là del nostro naso, non vedo nulla. Noi qui siamo ancora, abbiamo chiesto, è notizia di questi giorni, al Cosentino di individuare un'area dove far sorgere una nuova discarica. Stiamo continuando ancora in ballo uno dei tanti contenziosi a costruire il secondo, la linea del secondo centro a Gioia Tauro, dove noi non abbiamo roba da mandare, non abbiamo CDR da mandare a Gioia Tauro, costruiamo una seconda linea, insomma, questo è il discorso. Però tu hai chiamato in causa Massimiliano e ti deve rispondere. L'assessore mi chiama in causa e quindi rispondo molto volentieri. Rispetto al primo punto, io, mi permetterà l'assessore, non credo minimamente al fatto che tutta l'Italia ha un problema rifiuti. Ci sono delle regioni virtuose che sicuramente rispetto ad altre regioni molto molto indietro sulla raccolta differenziata e non solo, anche sull'impiantistica, che sono praticamente un dato di fatto. Non possiamo assolutamente paragonare il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna con il Lazio, la Campania, la Sicilia e la Calabria. Altra questione, anche perché Malagrotta sta nel Lazio, non sta in Veneto e non sta in Lombardia, Bellolampo sta in Sicilia e non sta al nord, Pianopoli ed altre discariche stanno in Calabria e non stanno al nord. I 6 milioni di ecoballe che ci sono nella provincia, tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta, che fanno gridare lo scandalo alla Commissione europea, e qualora noi ce ne volessimo togliere quelle 6 milioni di ecoballe ci metteremmo 20 anni, non è sicuramente un problema che riguarda le regioni del nord. Un'altra questione che l'assessore ha tirato fuori è un po' il problema del ciclo dei rifiuti così com'è, cioè che non è una cosa semplice. Anche qui mi permetto di dire che forse non è semplice nel momento in cui c'è stata una classe politica che non è stata capace di affrontare i problemi, nel senso che oggi ci troviamo in una situazione tale che i cittadini non hanno nessuna fiducia, ma non solo di farsi aprire una discarica a 1 chilometro, a 2 chilometri, ma noi siamo arrivati al paradosso che i cittadini non hanno fiducia neanche a farsi aprire a 1 chilometro un impianto di compostaggio. E quello è il dramma. Noi abbiamo visto delle proteste per impianti di compostaggio che in tutto il mondo sanno che non procurano nessun pericolo, figuriamoci se a qualcuno gli si dice apriamo una discarica. È chiaro che nessuno si fida, ma perché nessuno si fida? Perché tutti hanno visto che sulla materia dei rifiuti si è fatto un disastro, tutti hanno ancora negli occhi il disastro campano, tutti hanno negli occhi le varie inchieste televisive e giornalistiche che sono state fatte non solo sulla Campania ma anche sulla Sicilia, anche sul Lazio, e quindi di questa classe politica non si fida più nessuno su questo tema, e quindi è normale che oggi, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, affrontare il ciclo dei rifiuti è qualcosa di difficile. Tu prima parlavi di Sottile e quindi dell'emergenza Roma. Oggi a Roma ci ritroviamo nella stessa situazione, perché hai voglia a sentire i vari assessori che dicono attenzione, non c'è problema perché nella futura discarica ci andrà solo materiale trattato e quindi materiale che non produrrà né percolato e né gas nocivi. La gente non si fida, non lo capiscono, ma giustamente, perché hanno visto, perché quei cittadini di Roma
hanno ancora e pensano che per 40 anni Malagrotta a Roma e nel Lazio ha fatto un disastro ambientale, dove sono stati smaltiti circa 40 milioni di tonnellate di rifiuti. E quindi è questo il vero problema sul ciclo dei rifiuti, perché tecnicamente e scientificamente il ciclo dei rifiuti, e quindi tutta l'impiantistica, tutta la raccolta porta a porta, eccetera, eccetera, non crea nessun problema. Lo fanno in tutte le parti d'Europa, non vedo perché dovrebbe creare un problema. Crea un problema laddove chi deve decidere non ha la fiducia dei cittadini, e non ha la fiducia dei cittadini perché veniamo da anni di disastri. Il problema è che qui, tipo, per esempio, la parte nord della Calabria ha avuto la fiducia dei cittadini perché lì i rifiuti non ne hanno portati mai. Un altro modo di, come dire, di catturare il consenso, no? Dice, qui non facciamo discariche, tanto si va tutto a Catanzaro, alle finite. Una discarica che aveva una capacità di 10 anni è finita in un paio d'anni, poi ci siamo dati ai privati a Pianopoli, dove ancora va il 70% di tutta la Calabria, con un sistema che in Calabria ancora oggi non si capisce. Rossano, che vuol dire nella parte finale della Calabria, sta nel sistema cosiddetto Calabria Sud, quindi abbiamo invertito anche la Calabria geograficamente da questo punto di vista. Salvatore, prendendo spunto anche da quello che diceva Massimiliano, io voglio chiederti questo per avere qualche dato anche così tecnico-scientifico. Si soffriamo un po' di troppo ambientalismo anche in questa regione? Cioè, voglio dire, per esempio, quello che diceva Massimiliano è vero, a Scala Coeli non si apre da 10 anni, c'è una discarica che dovrebbe essere super moderna, eccetera, ci sono tutte le autorizzazioni, c'è tutto, la notte arriva il sindaco con la fascia, gli ambientali, non si apre, e noi ci troviamo sempre i rifiuti per strada. Insomma, i rifiuti prima o poi da qualche parte dovremmo pur metterli. Preciso che io mi riferivo alle parti iniziali, ho detto prima che il nord, il famoso nord, è quello più aggiornato tecnologicamente, ha vissuto gli stessi identici problemi. La discarica di Torino è la discarica più grande d'Europa. Torino apre il mese di aprile, aperto dopo anni di dibattiti pubblici, consulenti strapagati che dicevano pubblicamente come siamo adesso, e li ho conosciuti tutti, al Politecnico di Torino, che mi pare che non sia il luogo l'ultimo al mondo dal punto di vista tecnico-scientifico, che dove su dibattiti pubblici sostenevano che non l'inceneritore, il termovalorizzatore era il sistema migliore per smaltire i rifiuti. E quando chiudevamo i microfoni dicevano che la discarica è il sistema migliore per smaltire i rifiuti. La discarica, poi se volete magari ci ragioniamo. Quindi io, gli ambientalisti, io sono della linea di Alex Lander e di Laura Conti, quindi vengo un po' da quella, però non sono un integralista, sono uno studioso dell'ambiente. La stessa legge Ronchi, da cui parte un po' questo ragionamento, e le ecoballe che diceva prima Massimiliano, sono semplicemente delle balle. Perché la storia del CDR che ci troviamo per l'Europa o l'RDF per l'Europa sono tutte balle. Tu spiegami perché uno dei impianti di incenerimento più tecnologicamente avanzato del mondo, non dell'Europa, che è quello che sta a Brescia, di cui io sono contrario all'incenerimento per altre motivazioni, ma si brucia il tal quale, cioè quello che noi quotidianamente prendiamo. Tu sei un chimico, mi risulta, sai meglio di me che il sistema di inquinamento, di inseguimento dell'inquinante può abbattere gli inquinanti. Quindi la storia dal punto di vista ambientistico è una balla, perché per esempio la crisi di Napoli si poteva tranquillamente risolvere mandando quei rifiuti. Il buon Formigoni si rifiutò dicendo che non era adeguato, non sapeva nemmeno che l'impianto di Brescia poteva accogliere quelli e altri rifiuti, perché mi risulta ancora adesso che l'impianto di Brescia brucia il tal quale. Quindi questa roba del CDR ce la siamo inventati solo noi nel Mezzogiorno, perché evidentemente per via di quella incapacità che dicevi tu di costruire delle cose sugli impianti di compostaggio. Borgaro mi risulta, e mi pare che i piemontesi non siano i calabresi o i lucani o i campani,
sono anche bravi nel marketing e nelle cose. L'impianto di Borgaro, il compost di Borgaro, i contadini non lo vogliono nemmeno regalare. Come succede in tutte le parti del mondo, va a finire, perché ha un grosso potere calorifico, va a finire nell'impianto di combustione. Quindi la questione non è l'ambientalismo, la questione è che, come diceva giustamente lui prima, la credibilità della classe dirigente è quella che è. Ma, ripeto, caratterizzare come al solito una questione, non ne faccio una minimizzazione del problema a sud, ma vorrei semplicemente dire che la questione è facilmente risolvibile se teniamo insieme quei cinque segmenti, perché se stasera per esempio lui venisse dall'alto della sua conoscenza e esperienza a indicarci una sola strada, probabilmente gli diremmo grazie per questa indicazione, ma tramutarla, tradurla in coscienza comune e di comunità diventa un po' più complicato, soprattutto in una Calabria dove, come dicevi bene tu, il nord ha pensato bene di non fare impianti, alla faccia della legge che ti obbligava a smaltire i rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Poi la questione che portiamo i rifiuti all'estero, io non mi scandalizzerei, io sarei moderatamente cauto. Se i tedeschi, i francesi o chi per loro hanno costruito impianti di incenerimento, che per definizione sono impianti che vogliono rifiuti, e qui gli ambientalisti hanno una responsabilità paurosa. L'equazione rifiuto uguale a risorsa non me la sono mica inventato io. Io scrivo, e non lo caga nessuno questa roba perché fa schifo, che l'equazione è rifiuto uguale rischio, non equazione rifiuto uguale risorsa. Perché se tu hai una risorsa, come mi insegnerai bene tu che c'hai qualche capello più bianco di me, la risorsa scatena, come il petrolio, quali interessi? Quelli straordinari. Per cui chi c'è sta sopra cerca di governare questi rifiuti. Perché non ci chiediamo in Italia, e qui mi auguro, adesso ho visto l'altro giorno sul Sole 24 Ore, che i comuni virtuosi hanno la partita del CONAI, hanno rinegoziato la quantità di soldi che può spettare ai comuni o diciamo alle ditte che gestiscono i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. La verità vera è che la raccolta differenziata, al netto delle cose che dice lui, ne avete spesi tanti per fare stupidaggini, potevate impiegarli a fare la raccolta differenziata. I particolari che però metto in evidenza è che i comuni di Botricello, Cropani, con tutte le difficoltà e le lamentele dei cittadini che non sono serviti, non hanno puntualità eccetera, ma sono fatti con bilanci propri, non come succedeva fino a qualche anno fa, e tu sai bene che alcuni comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi devono restituire indietro i soldi della raccolta differenziata, venivano avviati progetti di raccolta differenziata soltanto ed esclusivamente se c'era il finanziamento pubblico, diciamo regionale. Io una cosa però voglio dirti, Massimiliano, perché ho letto il libro e diciamo mi sono in alcune cose ritrovato, nel senso che quando uno studioso, un ricercatore come te, che racconta una realtà che è quella del cronista o simile, passami il termine, anche se con dovizia di particolari, sentenze, richiami eccetera, deve poi, siccome tu, la tua natura credo sia più scientifica, deve indicarci una strada che non può essere solo l'attacco alla classe politica o eccitarsi perché gli indrangatisti gestiscono io girando, no, ti sto dicendo, però siccome si arriva, no, il denominatore comune di queste regioni qual è? Alla fine è che il mondo dei rifiuti si trova a sud in questo stato, perché io penso che non sia così, si trova in questo stato perché manca una capacità professionale di gestire le questioni. I tecnici, i politici sono quelli che la prendono sempre
bene o male in un certo posto, ma spesso pagano e strapagano dei tecnici per arrivare a delle soluzioni. Io ti racconto direttamente della questione che ho vissuto. Fior di consulenti, professoroni del Politecnico di Torino, pagati dalla provincia per indicare la migliore soluzione. Poi però se ne facevano altre. L'assessore veniva sempre insultato dalla gente perché voleva costruire inceneritori, perché voleva fare la raccolta differenziata e quant'altro. Il tecnico era sempre un po' come i giornalisti, quello che non c'entra mai niente. Sì, vabbè. Calmati solo un attimo, perché da oggi ci chiami in causa tutti. Io volevo solo non gettare la croce addosso a nessuna classe politica. Intanto voglio dire, attirarlo un po' meno anche all'ufficio del commissario, dove diciamo stiamo menando a raffiche. C'è anche da dire che negli ultimi tempi l'ufficio del commissario non riceveva un soldo dai comuni, nemmeno diciamo no, a stringere. E quando l'ufficio del commissario si è dovuta inventare quello che dicevi tu, anch'io non criminalizzo il portare i rifiuti all'estero o anche fuori regione, ci mancherebbe. Il problema è che noi li abbiamo portati a Taranto, dopo due mesi, come sai, l'ufficio del commissario ha alzato la tariffa. Poi il problema, io non so se c'entra la politica, i tecnici, il commissario e i giornalisti, alla fine abbiamo pagato noi tutti come cittadini. Questo, diciamo, come dire, il primo ragionamento. Quello che poi voglio sottolineare è che, dico quello che dicevi tu, il Piemonte ha vissuto i nostri stessi problemi e è riuscito però negli anni ad essere all'avanguardia. Noi ci ripercorriamo, questo ce la faremo. Certo, certo, con l'aiuto di tutti ce la faremo. Questo è l'ottimismo dell'assessore, lo prendiamo diciamo anche come... Massimiliano, tu vuoi rispondere ovviamente due minuti alle cose dette, però... ci avviamo anche, io ti faccio anche la domanda, così fai sia la replica e rispondi alla domanda. Passiamo anche alla seconda parte, così facciamo, come dire, arrabbiare un po' di più il nostro assessore. Cioè il controllo del consenso, che cosa, ecco, se ci spieghi esattamente, secondo te, cioè non è possibile che sia limitato solo, no, alle varie assunzioni in queste società miste, sarebbero stati pochi voti. Cioè questo ha girato ovviamente una marea di soldi e su questo gli interessi della criminalità, ovviamente, come qualsiasi altro settore, sono arrivati. Io proprio da quest'ultimo punto parto proprio per rispondere all'assessore, che mi continua a dire che c'è un problema tecnico che non vede la soluzione all'interno di quel libro. La soluzione non c'è all'interno del libro, perché la soluzione è nota da anni e anni, e la soluzione è quella che riporta, mi dispiace se sono ripetitivo, le direttive europee e le leggi nazionali. Più soluzioni di quelle, ma che vogliamo? Allora, c'è un ciclo dei rifiuti ben determinato, riduzione, riciclo, recupero di materie, recupero di energia, e poi sul recupero di energia possiamo fare un dibattito quando vogliamo, però non è questo il caso, smaltimento, questa è la gerarchia, non c'è nulla da inventarsi. Allora, perché in queste regioni rispetto ad altre regioni all'avanguardia, che anche Milano tanti anni fa ebbe un gravissimo problema sulla questione dei rifiuti, in quanto l'hanno risolto? In un anno. Come hanno fatto? Raccolta porta a porta e altro del ciclo. Un anno. Da quanto è che dura il commissariamento? Quanti anni è durato il commissariamento in Campania, in Sicilia e Calabria? Tantissimi anni. Però venga la risposta anche del... I miliardi di euro che si sono spesi per non risolvere nulla sono stati esclusivamente spesi per due motivi. Il primo, per mantenere delle superstrutture commissariali che non sono servite assolutamente a nulla, dove i famosi tecnici super pagati facevano parte proprio di queste strutture. Poi i tecnici super pagati che cosa dovevano fare? Dovevano individuare una nuova discarica? Si dovevano inventare chissà cosa?
Ma cosa? Ma, il commissariato ha questi poteri. Ma cosa? Cioè, io non capisco una cosa. Che cosa bisogna inventarsi di quello che non già non c'è nel resto del mondo? Io questo mi chiedo. Che cosa bisogna inventarsi? Un nuovo tipo di raccolta differenziata? Un nuovo tipo di impianto? Un nuovo tipo di discarica? No, già c'è tutto. Allora, questi miliardi di euro a che cosa sono serviti? Sono serviti alle superstrutture del commissario per pagare super consulenti, super raccomandati, eccetera, eccetera, per non risolvere nulla. Sono servite, e questo lo rivendico anche nel libro, perché non basta dire il ciclo dei rifiuti non va, bisogna anche dire il perché. Sono servite anche a strutture partitiche di centrodestra e di centrosinistra per usare quei soldi a fine del controllo del consenso. Le società non serviranno, quelle società non servivano a niente. Io vi faccio presente che le 27 società d'ambito siciliane dell'epoca Totò Cuffaro a oggi hanno 1.300.000 euro di debiti, dove la Corte dei Conti è intervenuta dicendo: proprio questo, si sono fatte delle assunzioni che non andavano fatte e si sono portate dei livelli occupazionali di persone che non servivano assolutamente a nulla. È proprio il prefetto di Palermo che interviene dicendo: ma questo lo sappiamo tutti, anche la storia dei lavoratori socialmente utili della Sicilia è storia di controllo del consenso, altrimenti, e qui chiudo, mi chiedo come illustri sconosciuti, quando si va alle elezioni regionali prendono più di 10.000 voti. Illustri sconosciuti. Punto. C'è da aggiungere anche che, per esempio, i 10-11 commissari che tu menzioni per la Calabria e tutti gli altri non è che sono extraterrestri arrivati lì per caso, diciamo, qualcuno ce li ha mandati e quel qualcuno ha voluto magari in quel periodo evitare le critiche e mettendo il commissario che molto spesso per anni è stato il parafulmine di moltissime situazioni a coprire classe politica e quant'altro. Salvatore, non so se voleva aggiungere, io intanto vorrei sentire qualcuno di voi, se qualcuno ha una domanda per Salvatore, per Massimiliano. Intanto Giuseppe, ti avvicini forse. Allora, io ho letto il libro perché, avendo organizzato l'incontro, sono dato un'occhiata soprattutto alla parte che riguarda la nostra regione e non ho potuto non notare cose che scrivo anche io da anni e che ovviamente Salvatore non potrà non ricordare. Tu parlavi di 1 miliardo, ma quando ancora nel 2008 erano ancora 800 milioni di euro, questi 800 milioni, questa cifra andò sul finire sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella ci citò, proprio ricordando il gioco degli 800 milioni di euro che si facevano presso il commissario dell'emergenza dei rifiuti. Io una cosa che dico, Pannella la dice da anni, dove c'è strage di regole, di legalità, c'è sempre strage di popoli, ma di persone no, di popoli, dice Pannella, e ha ragione, perché quando poi riguardiamo i disastri ambientali in temi di rifiuti o anche di dissesto idrogeologico, io sono geologo, mi occupo anche di questo, noi parliamo proprio di questo, di strage di popoli. Uno. Due, non puoi dimenticare alcune situazioni che prima ti accennava sul trattamento meccanico biologico, quando il prefetto Ruggero va in audizione parlamentare alla commissione di inchiesta sui rifiuti, dice che i nostri impianti, il trattamento meccanico biologico, se fosse anche biologico, sarebbe un'alternativa agli inceneritori. Quando prima diceva Iervolino sul discorso degli inceneritori potremmo aprire un discorso dibattito, noi stiamo portando avanti un progetto di legge di iniziativa popolare che vuole dire no grazie all'incenerimento e utilizzare il trattamento meccanico biologico, che qui, diceva il prefetto Ruggero, si limita a fare una semplice vagliatura e non produce quel CDR,
quel combustibile da rifiuti che necessita per far funzionare l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Gioia Tauro, che non solo non ha i rifiuti da bruciare, li deve importare da altre regioni, ma decidiamo di ampliarlo, di costruirne un'altra a Cosenza, diceva bene Rosario Stranizza. Questi paradossi non li possiamo dimenticare. Poi questo libro secondo me offre più spunti di riflessione per una classe dirigente che, se vuole cambiare marcia, ha bisogno anche di leggerlo, perché guarda, io notavo, dice, dell'umide e della differenziata. La Calabria ospita ben 8, queste sono tutti dati che tu conosci molto bene, ben 8 impianti di compostaggio ubicati a Catanzaro nella discarica di Alli, Lamezia Terme, Rossano, Tortora, Siderno, eccetera eccetera. Dice, la capacità complessiva totale di detti impianti è di circa 413.000 tonnellate all'anno, quindi questi impianti potrebbero gestire materiale di compost, cioè l'umido, se fosse separato da noi cittadini, per 413.000 tonnellate. Sapete quante tonnellate sono state compostate nel 2010? 43.000. 43.000 corrisponde più o meno al 10% della capacità di queste invasi. No, no, un attimo, perché arriviamo al problema vero. Qual è stata, allora, il commissario, che bisogna dire non è una persona terza, viene il commissario Riggero quando il governo centrale e il governo regionale non sono concordi, non sono dello stesso colore, perché sennò il commissario regionale è stato dell'emergenza rifiuti il presidente Chiaravallotti, è stato il presidente Agazio Loiero, quando al governo Prodi c'era Agazio Loiero, era commissario Agazio Loiero, quando il governo Prodi cade poi viene nominato appunto un commissario tecnico. Quindi anche diciamo il fallimento commissariale, che è dovuto alla deroga della legge, è un fallimento, se vuoi, anche della classe politica, almeno di una parte della classe politica che ha nominato i commissari, e alcuni commissari hanno fatto pure dei buoni lavori, come questo prefetto Ruggero, che se ne andò denunciando questa situazione di forte illegalità che si perpetuava in Calabria, dove questo miliardo, dice, a che cosa sta, come è stato speso questo miliardo? Questo miliardo di euro sono stati spesi, controllo del consenso, a incarichi, diceva Ruggero, sono stati spesi a dare appalti ad aziende senza gare d'appalto, perché il commissariamento evita la gara d'appalto, quindi io scelgo commissario l'amico dell'amico. Ecco che cosa ha consentito di controllare il consenso. Paradossalmente qui a Botticello tu hai attivato il compostaggio porta a porta e l'autocompostaggio, ma hai visto bene, questi sono dei dati che anche l'ARPAC ha a disposizione. Qua abbiamo gli invasi di compostaggio che vengono utilizzati in minima parte. Il trattamento meccanico biologico, che esegue solo una vagliatura, andrebbe potenziato in Calabria. In Germania non costruiscono più inceneritori, costruiscono impianti di trattamento meccanico biologico che bruciano, tra virgolette, il rifiuto a basse temperature, quindi non si producono polveri sottili, e quello che esce dall'impianto è un materiale inerte che può essere utilizzato come sottofondo stradale. Quindi è vero che non c'è niente da inventarsi, e se vogliamo uscire dall'emergenza è semplicemente il modo di superare quel controllo del consenso e mettere magari lì qualcuno che di queste cose ci azzecchi un pochettino qualcosa, perché il problema è stato proprio quello. Ci sono altri interventi? Posso? Come no? Grazie. Scusate. No, non si preoccupi. Professore Franco, non ce la facciamo? Io non sono un tecnico, posso definirmi un cittadino curioso. Indubbiamente il problema esiste,
ma da cittadino cosciente ritengo che c'è una buona dose di nostra responsabilità da parte degli amministratori. So certamente, non parlo di te Salvatore, tutti sanno come risolvere il problema, infatti non sono qui, non ne vedo, però dico che è colpa nostra, perché in qualche modo nella mia recentissima visita in Grecia, nel Peloponneso, da dove provengono i nostri antenati, c'è una pulizia assoluta, ci sono i cassonetti, non vedo differenziata. L'unica struttura mobile che ho visto dei rimorchi di rete metallica pieni di cartoni per il recupero della carta. Una pulizia assoluta, ogni mattina i cassonetti erano assolutamente vuoti. Il sistema, anche se attempato, funziona alla perfezione, mentre invece qui noi siamo i loro discendenti. Sono andato recentemente a Capocolonna, bellissimo, moderno museo archeologico, veramente merita una visita. Ci vanno le scolaresche, ci sono dei giardini e mi hanno detto: ma perché sono così sporchi? E io mi chiedo: chi è che li sporca? Le scolaresche con le loro insegnanti. Ma cosa insegnano questi bambini? Una cosa rapidissima che vuole anche essere una proposta, cioè chiaro che io mi trovo perfettamente d'accordo, visto che l'altro che sto occupando molto del problema dell'ecomafia. E i rifiuti rappresentano uno dei banchi di prova di queste cose, specialmente a Napoli, perché la prima scoperta fu casuale circa 20 anni fa, quando cercammo di indagare sul perché fossero scatenati degli affitti anomali. Come istituto di economia agraria ci interessava capire che tipo di reddito. L'affitto anomalo dava un reddito, una surrogazione di reddito, perché io fitto il terreno, ci scavano delle buche, ci mettono dentro i rifiuti tossici non trattati e ricoprono la buca. E l'agricoltore percepiva all'epoca 6 milioni etero, ma non è questo il problema. Diciamo che sui termovalorizzatori dovremmo discutere molto, perché vorrei ricordarvi che il termovalorizzatore non è diverso dall'inceneritore. Produce 90 mg di benzapirene per ogni tonnellata di materiale bruciato. Benzapirene, giusto per capirci, non è una parola bella per indicare la vitamina C, qualche cosa di peggio. Il problema è un altro. Noi ci siamo occupati molto del problema del biogas, dei digestori a biogas. Il digestore a biogas funziona in ambiente anaerobico, non ha contatti con l'esterno, si riproduce in questo digestore, lo stesso ambiente in cui si forma il petrolio e il metano in natura, si mettono i batteri e alla fine esce solo il gas che viene incanalato e sotto c'è un deposito solido che viene usato come compost. Recentemente, ed è questo il motivo per cui sono intervenuto, altrimenti non queste cose, ho conosciuto una persona che a Selina ha fatto qualcosa di diverso, cioè invece del digestore utilizza le vecchie discariche a cava, le fosse, si mette il materiale, si ricopre di sabbia per evitare
fuoriuscita di gas, e con dei tubi viene catturato il gas, cioè un biodigestore naturale. Allora io mi ripromettevo di andare a visitare questo impianto a Serino e chiedo adesso ufficialmente a Salvatore, in qualità di amministratore ma anche in qualità di tecnico, se vuole fare con me questo viaggio, andiamo a vedere cosa succede. Questo è un ingegnere, da come me ne ha parlato ritengo che stia facendo una cosa seria. Un'ultima cosa vorrei dire, non è vero che c'è tutto uno sfacelo, ci sono piccoli comuni, piccole realtà in Calabria che stanno emergendo. 2 anni fa noi come Lega Ambiente abbiamo premiato il comune di Silvia Superiore per la raccolta differenziata. Su questo processo si stanno avvicinando altri, per dire un esempio straordinario a livello mondiale che è Capannori. Capannori è una cosa di cui parlano tutti hanno parlato tutte le riviste scientifiche, è una delle prime realtà di questo tipo. Purtroppo sono ancora a macchia di leopardo e dobbiamo cominciare a seguirlo. Anche Tiriolo si sta mettendo a fare raccolta differenziata. Se non ci sono altre domande ci avviamo alla chiusura di questo primo incontro. Mi volevo unire, come dire, alla chiamata alla responsabilità anche a noi cittadini che ha fatto prima Franco Colosimo, che è il presidente del gruppo di azione locale Valle del Crocchio che si occupa dello sviluppo del territorio, perché noi, riprendo anche qualcosa che ha scritto Massimiliano, siamo colpevoli anche del fatto di, come società, di aver subito 16 anni di commissariamento. Cioè, il commissariamento nella stessa parola sta nel fatto che in un anno o due le cose si sistemano e torna tutto come prima. Arriva un commissario quando la politica alza le mani, quando le alza o se ne lava le mani e lascia così alla politica. Allora quello è il fallimento della classe politica. Noi per 16 anni abbiamo subito anche noi e siamo, come dire, responsabili di questo. Poi, per molti aspetti anche noi con l'ambiente dovremmo ancora familiarizzare ed essere, come dire, ambientalisti anche nel nostro animo. L'ultima domanda e chiudiamo. Pacifica, tra virgolette. Se mi promette che non se ne va, ovviamente. Qui c'è l'abitudine che i relatori gli faccio delle domande e si arrabbiano, quindi ti chiedo di non arrabbiarti. Siccome è una roba che riguarda il mio lavoro, credo che abbia il dovere, diciamo, soprattutto etico e morale. A un certo punto parli del fiume Oliva e dei fusti radioattivi. Ecco, è chiaro che è una fonte, hai utilizzato delle fonti, ma lì si parla di cesio 18 volte più alto di cesio. Ora, siccome di mestiere misuro la radioattività, ti chiedevo così molto sommessamente se hai avuto la possibilità di verificare poi che cosa effettivamente è successo sul fiume Oliva, perché te lo dico, siccome il libro va in Italia e spero anche nel mondo, la questione è che quel territorio è passato come radioattivo, in realtà c'erano dei rifiuti pieni di olio industriale, che di fatto è una cosa anomala e che va condannata, ma è una cosa diversa dal cesio 18 volte più alto. Aggiungerei anche le famose navi dei veleni, che in fondo, cioè, più che navi dei veleni, furono una trovata di cui... essendo un chimico industriale che è specializzato in chimica fisica delle alte temperature, forse queste cose le ho sentite anche io, cesio e tutti questi elementi. Parlare del fiume Oliva, così come se fosse quello che c'è scritto nel libro, fosse una cosa en passant, mi sembra. C'è una tabella ripresa da un documento ufficiale depositato nella commissione più importante di questo paese, che si chiama Commissione Bicamerale sul Ciclo dei Rifiuti. Se anche quello è ma poi un qualcosa. Sono stati fatti 2 anni di monitoraggio, è risultato nulla di tutto quello. Sarà nullo. Vabbè. Io non mi caccio, ti sto solo dicendo che quella è una fonte. Ma sarà anche una fonte. Non è che io sono andato a misurare il cesio. Non mi puoi chiedere questo. Non mi arrabbio, ti sto solo dicendo. Ho chiesto se hai verificato, hai avuto la possibilità di con il macchinario di andare a verificare il cesio. Dalle fonti di cui io si ti sto. Siccome citi la commissione bicamerale, la fonte istituzionale,
una fonte che si chiama Commissione Bicamerale sul Ciclo dei Rifiuti, che praticamente si occupa proprio di ecomafie. Altrimenti, rispetto a quello che dici tu, noi dovremmo prendere non per buono tutto quello che c'è scritto nel... Lo va a verificare poi questa roba. Ah, io vado a verificare con i macchinari di Città Cercesio? Io sto dicendo che tu, siccome scrivi una cosa, riporti, citi, riporto un una fonte. Ok, ma poi riporto una fonte. Segui nel tempo che cosa succede. Il prossimo libro che scriverò su quello, allora dirò che quando sono venuto a Botricello c'era l'assessore che mi diceva che il Cesio. L'assessore. Sono fonti delle stesse ISPRA che tu citi, che ha preso dei milioni per fare. Guardi, se vuole, allora se possiamo, se parliamo, se parliamo di fonti. Cioè lì il monitoraggio di 2 anni ha dimostrato che non c'era nulla. Ma il monitoraggio, guarda, i monitoraggi. Posso. Si arrabbia. Guarda, ci sono stati dei monitoraggi. Ci sono stati dei monitoraggi. Ci sono stati dei monitoraggi? Io ascolto, infatti ti ho chiesto. Mi sembra che ti sta arrabbiando tu, non io. Mi sto arrabbiando tu. Scusami, lo sai il dramma di queste cose? Qual è il dramma di queste cose? Che c'è gente che va, all'ospedale con i tumori, quello è il dramma delle cose? Scusa. E che non sa perché c'è i tumori? Non facciamo la demagogia? Non facciamo del populismo. Certo, allora, questo diceva pure Bertolaso. Ma semplicemente la nave dei veleni che cosa ha comportato? Che c'entra la nave dei veleni? Mi fai finire? Posso dire, io ti ho chiesto sommessamente se avevi avuto la possibilità, siccome tu citi una fonte autorevolissima. Ah, meno male. Ma guarda che le leggo anch'io le cose. No, sto dicendo meno male che tu dica, che tu dici che è una fonte autorevolissima. Per tua curiosità, non pretendevo di avere una ristampa del libro. Ti ho chiesto semplicemente se avevi avuto l'opportunità di verificare che il fiume Oliva non è radioattivo, e non lo dice un pirla di Botricelli, lo dice tutti gli scienziati strapagati dalla stessa ISPRA, che si è fatto i soldi su questa cosa, bruciando denaro pubblico per uno che è andato lì a fare nulla, chiaro? Questo è il concetto, solo questo ti avevo chiesto, non di andare a verificare con lo strumento. Spero che tu ti appassioni alla radioattività e la vada a misurare, ma la domanda è, spesso vi capita di usare delle tabelle che poi non sono assolutamente vere? Questa è la domanda. Posso... Può essere, può capitare, però la stragrande maggioranza, vabbè. Ti mando i dati pubblicati dalla stessa ISPRA. Sul torrente Oliva, quando uscì l'indagine della procura di Paola, io scrissi un editoriale, la discarica più grande abusiva più grande d'Europa. E nel scrivere questo, non c'era nulla lì, lo capite, scusi, che cosa no, c'erano metalli pesanti. Ma quali metalli pesanti? Metalli pesanti sono stati trovati anche dai fusti. C'erano quattro fusti di quattro pirla. E oli, l'hai detto pure prima tu. Ma non quattro fusti, c'erano si è parlato di per anni di discariche in quel torrente. Allora, quel torrente Oliva è un torrente che è stato avvelenato da una serie di smaltimenti, probabilmente poi, come hai detto tu, dopo sono state fatte altre indagini che hanno messo in luce che non erano quelli radioattivi inizialmente ipotizzati dalla procura di Paola e che sono riportati nella commissione parlamentare d'inchiesta, sono così riportati questi dati, capito? Quindi è vero che quello che dici tu, si rischia che un libro con una virgola possa, come dire, sfalsare il dato oggettivo che in effetti il cesio 10 volte superiore alla norma non c'è, però non toglie che il torrente Oliva è stato utilizzato come discarica abusiva la più grande d'Europa. E questo è un dato di fatto dove la Procura della Repubblica di Paola ha ancora in corso delle indagini. Non è mai andato in galera nessuno. Sì, ma solo ho capito. Il giorno dopo, però c'è un'indagine. Il magistrato va a Tele 1, a Rai 1. Allora, noi non possiamo come raccontare i fatti, Salvatore. Noi siamo qui per raccontare dei fatti.
Probabilmente tra i fatti da raccontare c'è anche quello del magistrato che il giorno dopo va alla telegiornale, però sicuramente non si può obiettare sul fatto che ci sia una discarica abusiva, la più grande d'Europa, dove sono stati stoccati per anni fusti di rifiuti con metalli pesanti che non sono radioattivi e cesio, ma che hanno creato dei disastri ambientali. I Kubilot di Crotone, le Black Mountain, dove ci si è costruito una questura, e non so, e dove addirittura c'erano i Kubilot anche nelle scuole. Il Kubilot è stato venduto per un certo periodo come materiale inerte, ma inerte non era, perché conteneva dei rifiuti tossici della pertusola. Cioè, queste sono cose note ormai, su queste cose. Io solo, come dire, per nostra discolpa, per mia come giornalista e di Massimiliano che scrive libri. Noi, cioè Massimiliano ha raccontato la Sicilia, la Calabria, la Campania, un po' il Lazio, insomma, è chiaro che non è stato presente in tutte le situazioni, ci dobbiamo fidare di documenti, di fotografie, di situazioni, e ha preso dati e carte ai più alti livelli, d'altronde. Non c'è, credo, un documento migliore di quello che ha consultato Massimiliano. Poi se anche quelli contengono, come ci può dimostrare Salvatore, degli errori, non ne rispondiamo sicuramente noi. C'è un'indagine aperta sulla morte sospetta di un investigatore che investigava su questa vicenda e sulle navi dei veleni. Quello sì. Stranamente morto in viaggio. Ma le navi dei veleni, diciamo, una pagina che avremmo potuto fare a meno, che ha più danneggiato la Calabria su altri versi. Poi al momento non se ne sono trovati, fu una trovata che ha distrutto quel poco di turismo che rimaneva. Comunque, grazie, diciamo, della pazienza e del contributo che avete portato. Grazie a Massimiliano e a Salvatore, nonostante i pro e i contro. Grazie a tutti. Adesso prosegue con la collega Antonia Opipari e Cataldo Russo. Grazie Rosario. Cambiamo argomento, stemperiamo gli animi, fortunatamente. E adesso noi parleremo del libro di Cataldo Russo, All'inferno col ritorno, che è una bellissima storia di Calabria. È una bellissima storia, è uno spaccato di vita di paese, di un paese che non è dato conoscere, che inizia per C, però nel libro è citato con le stelline, C punto punto punto, è Buenos Aires. Io ora ve lo vorrei raccontare tutto il libro, però evito, perché se ve lo racconto io poi non lo leggete più. Comunque, per sommi capi, è la storia di questa famiglia, i Palmisano, che sono una famiglia curiosa, hanno una caratteristica, i nomi dei personaggi, dei rappresentanti di questa famiglia, sono dei nomi che poco hanno a che fare con le caratteristiche fisiche di ognuno di questi componenti. Io faccio un esempio: c'è uno dei fratelli di questa famiglia Palmisano, Ercole Palmisano, che per una disfunzione tiroidea è rimasto alto così, più o meno all'età di 10 anni. Si chiama Ercole e sarà alto 1,30 m, nemmeno, è magrolino, però c'ha questo nome. Così come la sorella Reparata, che tutto è tranne che Reparata, perché è la pettegola più pettegola del paese. Così come Genio, all'anagrafe Genio con la G, no, Eugenio, perché quando il padre andò a registrarlo al comune era talmente ubriaco, sia lui che l'ha detto all'anagrafe del comune, che lo registrò proprio Genio. E quindi questo poverino si chiama Genio Palmisano, che però poverino è sciocchino, è un po' ritardato, quindi anche lui tutto è tranne che un genio. E così via andare. Sembra una tragedia quella che, insomma, si abbatte sui nomi della famiglia Palmisano, ma in realtà di tragedie questa famiglia ne avrà ben altre. È una storia ambientata tra le due guerre, inizia molto presto, insomma, e poi va un po' avanti. Si sposta da questo paesino della Calabria a un certo punto a Buenos Aires.
dove il personaggio principale, che è Curzio Palmisano, si trasferisce insieme a tutta la sua famiglia, e là si vive un po' l'epopea dell'emigrazione calabrese. Si racconta anche della Germania, della Svizzera. A un certo punto questo paesino si svuota per quello che un po' accade in questa terra, l'immigrazione, la gente se ne va, il lavoro che manca. È una bellissima storia, è un bellissimo romanzo che fa pensare, è un bellissimo romanzo che racconta la storia di questa terra e che fa rivivere quelle contraddizioni tra tradizione e dicerie popolari, fa rivivere cose che, per esempio, io tante di quelle storie, di quelle cose che vengono raccontate, le ho sentite raccontare da mia nonna, e quasi mi sembrava impossibile che veramente, invece, succedono veramente. Ed ora, quello che io voglio chiedere a Cataldo Russo è che un po' una domanda, la classica delle domande quando mi trovo davanti agli scrittori: quanto di personale c'è e quanto di inventato c'è in questo romanzo?